Attardi è un nome nuovo per me, lui ha già fatto esperienze politiche e, come dire, la città ha bisogno di, come dire, anche di impegni nuovi, no? Di volti nuovi, quindi avere guardato a questa presenza mi ha incuriosito e mi ha spinto a, come dire, a partecipare alle sue spalle, naturalmente, no? Senza nessun impegno diretto. Così. Dall'alto della sua esperienza politica, qual è il consiglio che darebbe al dottor Attardi? È da 5 mesi che gli do consigli, esattamente, quindi uno dietro l'altro. No, ma il consiglio è semplicemente di guardare ai bisogni della città, e ai problemi che sono tanti da affrontare e da risolvere, ecco, e soprattutto di farsi affiancare da una squadra di gente competente. Questo è fondamentale. Fondamentale che ci siano degli assessori designati, e poi magari se vincerà diventeranno effettivi, ma che siano persone capaci, competenti nella propria rubrica, persone oneste naturalmente, di specchiata storia, no? Ecco, questo è il consiglio fondamentale. Un pomeriggio importante, il dottore Lino Attardi così si presenta alla città come candidato a sindaco per le prossime amministrative. È stata una decisione pensata, sofferta? Cosa l'ha spinto? È stata una decisione richiesta dai miei amici, da amici in cui è prevalso quel sentimento che oggi è praticamente scomparso. La necessità di cambiare la città di Siracusa, che oramai langue da tempo, tant'è che è al penultimo posto dei capoluoghi di provincia d'Italia, con una squadra importante fatta di professionisti che devono incidere profondamente nel ridisegnare questa città che purtroppo ha segnato il tempo in senso negativo. I tempi sono maturi già per parlare delle liste? I tempi sono maturi nel senso che noi usciremo con una lista civica supportata da altre liste civiche. Il simbolo chiaramente per ora non lo stiamo mettendo in giro perché tante volte ci sono i trucchi della politica, ti copiano il simbolo per cui poi annullano le liste, eccetera, eccetera. Io penso che la settimana entrante lanceremo il tutto, squadra e naturalmente il simbolo con cui parteciperemo all'elezione. Come pensa sia questa campagna elettorale? La campagna elettorale, alla fine, se la gente riflettesse, siamo ad una svolta perché è necessaria. Ci sono i soliti nodi, non voglio dire che sono bravi, cattivi, non è quello il punto. Hanno dato per decenni alla città, lasciando però un risultato senz'altro negativo, questo lo dobbiamo ammettere. Allora, vogliamo cambiare? La domanda è questa: c'è chi ci vuole mettere la faccia come me? Io ho dichiarato tempo addietro che lo voglio fare gratis il sindaco di Siracusa perché ci credo, perché io non ho bisogno, sono pensionato, vivo bene della mia pensione, non ho bisogno di guadagnare con Siracusa, ma voglio cambiarla radicalmente.